Buongiorno a tutti, bentornati con noi e benvenuti ai nuovi. Questa ciao! Mattina... Oh, vai, vai. Questa mattina siamo in Val Varaita. Anche oggi percorreremo un giro ad anello. Andremo alla Rocca del Nigro e percorrendo l'anello che passa per il lac... Lago Bleu. Lago Bleu. Torneremo passando per il vallone di Saint-Véran. Ci aspetta probabilmente un percorso sui 14 km, quindi anche oggi una bella sgambettata, tempo meraviglioso e quindi non ci resta che proseguire. Parcheggiamo l'auto al parcheggio del vallone dell'Antorina e prendiamo il sentiero che va su al Lago Bleu. Stiamo risalendo il bosco che dal parcheggio nel vallone dell'Antorina ci condurrà al Lago Bleu. Io, come al solito, le salite nel bosco le soffro, infatti me la sto prendendo veramente con calma. Invece Anna è sparita e non si vede più all'orizzonte. Ma quindi anche oggi mi fai arrampicare sulle rocce come la settimana scorsa? No, no, oggi no, tranquilla. No, perché se per caso non aveste visto, guardate cosa mi ha fatto fare la settimana scorsa, sto matto. Ragazzi, è appena successa una cosa molto molto carina. Avevamo dietro un gruppo di escursionisti che salivano dietro di noi e li abbiamo fatti passare. E uno di loro ha detto: ah, ragazzi, ma io vi ho visto in TV, vi conosco, e se siete due youtuber bravi, grandi, e vabbè, ci ha fatto un sacco piacere e tra l'altro ci ha accolti un po' alla sprovvista, quindi non gli abbiamo neanche chiesto chi è, come si chiama, perché effettivamente non siamo così famosi da aspettarci di essere riconosciuti in mezzo ai monti. Quindi se ci stai seguendo e ci sei, scrivici nei commenti chi sei, fatti riconoscere, e grazie, perché sono comunque cose che fanno piacere. Mi fa piacere. Siamo arrivati al Lago Bleu, un posto magnifico. Siamo stati qui in zona circa un anno fa, trovate qui sopra il video di quella fantastica escursione. Sì, l'altra volta avevamo fatto proprio il giro più lungo per i laghi, i laghi Longe, poi siamo arrivati fino al Col de la Noire e siamo passati dal bivacco Rivero, mi pare si chiamasse, e anche quel giro lì ve lo consigliamo, guardate il video e se vi capita fatelo perché è splendido, immerso veramente sì. In una zona fantastica. Andiamo per Rocca del Nigro, 1 ora e 15, 2969 metri. La nostra prima meta si avvicina. Rocca del Nigro è quel enorme, gigantesco masso. Abbandoniamo il sentiero per seguire questi ometti e per salire su verso la rocca. Sarà una salita devastante. Ma ce la faremo, giusto? Giusto! Quella alle mie spalle è Rocca della Niera. È bella. Mi sale su per questa pietraia. Non dovremmo averne per molto tempo. Ma è bella ripida, va. Ultimo salto finale e siamo in vetta. Vista Monviso, Valle Varaita col suo lago. Vetta, 2969 metri. E voilà. Ah, comunque decisamente più fattibile una volta che ci sei sotto, cioè una volta che la fai rispetto a quando la guardi da sotto. E adesso tiro fuori una delle mie perle di saggezza, per cui bisogna sempre mettersi alla prova, mai rinunciare prima o insomma rassegnarsi, perché poi alla fine è una cavolata salire qua. Niente di così né faticoso né impegnativo. Adesso firmiamo il libro di vetta
Oggi è il 2 luglio. Bene, ci lasciamo alle spalle la Rocca del Nigro e proseguiamo lungo il vallone di Saint Laurent per tornare all'auto. Sarà ancora una bella discesa, anzi prima un pezzo di risalita e poi discesa abbastanza lunga, ma cioè, ci siamo. Scesi dalla Rocca del Nigro, siamo passati per il Lago del Nigro in questo punto qui. Comunque a destra c'è il Monviso, ma a sinistra Rocca della Niera. Bello. Mangiamo, cosa c'è in questi panini? Allora, oggi pranzo sano, ma anche un po' goloso. Allora, questo è il tuo tonno pomodoro, formaggio. E io, come il tuo, ho anche le melanzane, che a te ti piacciono. Fanno schifo. Panino. Il tonno è un po', come cacchio si dice, ingolfante. Le melanzane invece ci stanno proprio bene, solo che tu non capisci niente. Quindi adesso concludiamo il giro per il vallone di Saint Laurent. Va bene, mangiare abbiamo mangiato, ora ci rimettiamo in cammino. Lasciateci un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto venite a trovarci tutti i giovedì sera alle ore 21 perché esce la premiere dei nostri video. Ora saliamo al Col Blanchet e poi al Col de Saint Véran. La strada è ancora lunga, direi. Stiamo girando la Rocca Bianca. E da questo lato francese della valle, che colori laggiù! Che bello! Spettacolo! Allora, qui vediamo diverse cime interessanti, come la cima Mongioia lì, Rocca della Niera sempre presente, e là in fondo, su quel creste innevate lì, le Barre des Écrins. Quello lì in basso è il lago Blanchet superiore. Altra salita di poco conto questa. Allora, dobbiamo salire fin in cima per poi proseguire, credo pressa poco sulla cresta fino al colle di Saint Véran. Ok, siamo in cima a questa cima senza nome. Spettacolo, lì davanti a noi c'è la Rocca Bianca. Qui si sta cominciando ovviamente a coprire, lì c'è il Monviso già coperto. Strano. Che discesa infida ci tocca affrontare verso il Col Véran, Saint Véran. Eccoci, lì c'è il colle di Saint Véran e dopodiché una lunga discesa fino giù al vallone dell'Antolina. Sì. Allora, quello è tutto il vallone fino giù all'auto praticamente. Qui c'è il Colle di Saint Véran. Eccoci ragazzi, alla fine di questa giornata lunga.
Sì, chiudiamo qui la nostra piccola avventura di oggi, escursione lunga però molto piacevole, non particolarmente difficile, in un vallone meraviglioso, come al solito c'è vento, però è caldo, oggi si sta bene. Meno male che c'è vento. Grazie per averci fatto compagnia anche, anche con questa salita, speriamo che il video vi sia piaciuto, lasciateci un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella così tutti i giovedì siete avvisati quando esce la premiere del nostro video e se venite in chat, se venite in premiere fate due chiacchiere in chat con noi, quindi vi aspettiamo volentieri. Buon proseguimento, grazie a tutti, ciao! Ciao.